Oggi all'Istituto Superiore di Sanità insieme al Ministero della Salute celebriamo il 14° Alcohol Prevention Day. La lotta all'alcol, o meglio, lo stimolo al consumo responsabile di alcol è una priorità per il nostro Paese e devo dire è una priorità che noi stiamo vincendo. Noi siamo uno dei leader mondiali della produzione di bevande alcoliche, in particolar modo di vino, ma siamo uno dei paesi che in Europa ne consuma di meno. Questo è grazie al lavoro di persone come qui all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero che hanno lavorato in questi anni per far capire che bere responsabilmente è una cosa importante, un segno di civiltà, non si rinuncia al piacere di un bicchiere di vino, ma nello stesso tempo non si mette a rischio la vita delle persone. E questo riguarda un po' tutti gli strati di popolazione. Forse l'unico fascia di popolazione un po' più vulnerabile su cui noi dobbiamo stare attenti sono i giovani. Invece è l'unico segnale negativo di questi 15 anni. I giovani cominciano a bere troppo presto, sappiamo che quando si beve al di sotto dei 12, 13, 14 anni ci possono essere dei problemi epatici precoci perché il fegato non è ancora pronto. Poi soprattutto bevono in maniera inappropriata, soprattutto nei fine settimana. Questo ha delle implicazioni importantissime sui famosi incidenti del sabato sera che in larga parte sono dettati proprio da un eccessivo consumo di alcol. È un target di popolazione con cui dobbiamo lavorare insieme, fargli capire che non bisogna rinunciare al piacere e all'importanza della vita, bere responsabilmente, non guidare quando si è bevuti e soprattutto lavorare insieme per una vita lunga e felice.